Mi permettete un flex, solo uno, in tutta la serie. Quello di oggi è il team più figo che abbiamo giocato fino ad adesso. Ragazzi, tappa a Isui della nostra serie dei team mono-regionali. Bisogna tenere conto anche di Isui, poverina. Tra Galar e Paldea hanno fatto uscire Isui e quindi dobbiamo provare i Pokémon nativi di questa regione. È d'obbligo. Quindi la squadra che ci andiamo a giocare oggi è questa qui. E sì, c'è Weirdir, ragazzi, sto provando a inventarmi qualcosa di cui parlare, però c'è Weirdir e c'è anche Braviary di Isui. E gli altri, bene o male, insomma, li avete già un po' visti, conditi, ma sei Pokémon di Isui tutti insieme, secondo me, ancora non vi era capitato di vederlo, quindi lasciate un bel mi piace ancora prima di partire, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Lì in alto c'è il codice per scaricare il team se anche voi volete giocarlo, mentre in descrizione trovate il paste. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito in Battle Spot, vediamo la banda del passato, la banda di Isui, cosa combina oggi. Ok, un bel dondoso per iniziare, che non guasta mai. Samurott è buono contro dondoso, perché ha Sacred Sword, quindi ignora i suoi boost. Quindi per far rendere Samurott bisogna che... Samurott è buono anche contro il Dengo. Bisogna che togliamo un po' di mezzo Dragonite e Pomot. Pure Arca, Weirdir, Ursaluna, Samurott dietro. Vediamo, fra l'altro adesso i Dragonite sono... quasi tutti, praticamente tutti, multiscale, quindi prendono Intimidate, quindi il nostro Arca può fare bene. Dondoso e Talonflame. Ok. Allora, il nostro Arca ha eventualmente Frana, che non è male, ovviamente. Potrei fare un Frana Trick Room. Perché no? Il fatto è Tailwind, incurante ovviamente del fatto che ci sta, nel senso, Weirdir non lo trovi tutti i giorni. Allora, Arca probabilmente ci saluta già, no? Bene. Abbiamo anche crittato Talonflame, cioè noi facciamo i crit quando non servono, ovviamente. E Trick Room. Ora non penso che entri Tatsugiri adesso. Sarebbe matto, sarebbe fuori di testa. Vediamo chi è eventualmente l'altro. Dragonite forse? No. Ah, è Tatsugiri. Va bene. Ok. Allora, a questo punto noi potremmo fare... Qui anche di nuovo la frana mi ci piace, così eventualmente flinciamo pure. E se lui rifà terremoto forse vale la pena proteggere. Così dopo entriamo di Ursaluna. Oppure entriamo direttamente di Samurott. Che lui ha più 2 di difesa, la frana la reggerà bene. Non colpiamo Tatsugiri, prendiamo Dondoso. Terremoto, ok. Allora, a questo punto... o che mi conviene entrare di Ursaluna, davvero. Perché
perché se poi mi finisce la io Samurott posso giochiarmelo anche fuori Trick Room, ma finché c'è la Trick Room conviene che andiamo avanti di Ursaluna, che dobbiamo proteggere per attivare la Flame Orb. E qui facciamo uno psichico, perché sì. Non possiamo fare altro. Oh, però anche un bel drop, un buon drop. Wave Crash su Ursaluna, perfetto. Ora ci si attiva la Flame Orb. Resta solo da vedere quanti turni di Trick Room abbiamo. Ne abbiamo due. Ok. Quindi ammesso che lui protegga ora, un turno di facciata da fargli male ce l'abbiamo. Forse tererei, perché comunque il Wave Crash non mi piace riceverlo, non mi piace granché. E qui continuiamo di psichico, facciamo il ping end. Facciamo il ping end, però lui è droppato anche in difesa. Però forse conviene continuare a picchiare, a sfruttare Ursaluna e fare il ping end. E comunque lui di difesa speciale ha preso meno uno, però ha fatto il più... Tizia con le formule matematiche. E comunque ha più uno di difesa speciale, ragazzi. Lui non protegge. Oh, però poteva già che c'era, fatto 30. Wave Crash ci ha fatto tantissimo. Però comunque, insomma, ci pensa lui a completarsi. Ok. Allora, lui non ha più la Tailwind. Vediamo se c'è Dragonite adesso. No. C'è Pomot. Attenzione, perché può revitalizzarsi il Dondoso. Sarebbe terrificante come cosa. Sarebbe terrificante. Allora, pensiamo un po'. Chi è Sash dei due, tra Pomot e Tatsugiri? Forse Sash Pomot. Facciamo facciata qui e ci facciamo anche psichico. Ah già, lui c'ha il fake out, giusto. Vabbè. E allora lui... Attenzione perché il Sash, che è lui, l'avevamo preso. Attenzione perché lui c'ha... Ah, Ice Wind, ok. E... quindi... Ursaluna adesso ci saluta. Abbiamo abbiamo ancora... abbiamo ancora Samurott, che è CB. Che è CB, quindi dobbiamo scegliere bene su che mossa alloccarci. Allora, in realtà il Pomot, per come gira adesso, magari quello che sta giocando lui è anche un rental, per come gira adesso non ce l'ha la Revival Blessing. Ok, quindi il problema è che lui mi fa, se mi fa doppio la sua mossa elettro, ma anche con la lotta mi devasta. Quindi niente, mi devo lockare su Aqua Jet, che contro Tatsugiri è pessima, però bisogna far così. E forse mi conviene rifare Trick Room a questo punto. Di qua. Vediamo cosa Terra Tatsugiri Water. Ci sta. Parte il nostro Aqua Jet. Anzi, lui mi fa paradossalmente un regalo, perché prima resisteva a 4 per, adesso resiste solo. Lui mi cala la velocità, quindi mi fa
in favore Super. Forse è Scarf, forse è Loccato. Però, ok. Niente, noi direi che adesso siamo messi discretamente bene, per usare un eufemismo. È vero che non gli leviamo niente, però se lui è Scarf non vedo come possa tirarci giù. Ok. Dai, è Loccato lì. Bene, buona la prima. Siamo anche riusciti a tirare giù un Dondozo che fa sempre piacere. Con Weirdir, ragazzi. Abbiamo sconfitto Dondozo con Weirdir. Ok. Caspita. Allora, un po' paura di Annihilate per quanto riguarda il partire di Arca. Niente, provo comunque Arca Braviary. Poi dietro Ursaluna e Weirdir. Vediamo. Se mi parte subito di Annihilate, siamo fregati. Altrimenti, vediamo. Allora, non c'è Annihilate, quindi buono. A questo punto, lui potrebbe fare Close Combat su Arc. Potrebbe fare Sonnifero su Braviary o Arc. Io vi dirò che proverei a fare una frana, secondo me non è male, e poi andrei di Tailwind, mi sembra un po' rischioso, proverei Air Slash qui, perché se comunque Lilligant e Sash mi tira Close Combat su Arca, porca vacca, che danno, nonostante che sia meno 1, sia CB, mi rifiuto di crederlo. Abbiamo trovato Ninetales fuoco carica, ragazzi. Ve lo ripeto, Ninetales fuoco carica. Non è un Arcanine quello lì, è un Ninetales. Però ha fuoco carica. Vabbè. Allora, ok che abbiamo preso doppia kill, però attenzione perché comunque ci ha fatto male a tutti e due. Quindi, attenzione a cosa abbiamo ora. Annihilate e Talonflame. E noi dietro abbiamo Ursaluna Weirdir. Mi terrei la Tera per terare Ursaluna, sinceramente. Quindi a questo punto io penso che farò. Forse mi conviene fare Extreme Speed. Qui. E farò Ali d'Aura che è più potente qua. Adesso lui magari Terra anche, però. No, quit. Perfetto. Ok. Buono, andiamo avanti. Tutto stupendo, tutto come deve essere. Quello si è dimenticato di far evolvere il suo Sneasel di Isui. E gli è rimasto. Va bene. Potrei provare a partire di Samurott Braviary. Vado, anzi, con la core più veloce. Vado di Sneasel Arc. Sneasel Arc. Attenzione che lui ha la giraffa che ci annulla le mosse in priority.
Ok. Ammetto che sono un po' spiazzato da questo. Vabbè. Allora, niente, noi possiamo fare. Potremmo anche tirare water. Vabbè, che io adesso cosa fa Sneasel non lo so. Proviamo a fare notte sferza e tailwind o protect, magari lui mi fa fake out su. Via, facciamo tailwind. Non lo so Sneasel cosa può fare di diverso dalla cosa. Niente, fa le stesse cose ma è meme. Cioè. Dragon Dance, draga tutto. Vabbè. Niente, Samurott tentenna e noi abbiamo fatto. Ora, fammi fare due conti. Se Samurott 150 per 2 fa 300... Lui cos'è? Ci supera comunque. Porca. Abbiamo trovato Dragapult e Dragon Dance. E Bravia rimane più lento comunque. Niente, dai, facciamo così e proviamo a fare Alidaura. Così che ci boostiamo la velocità. Dragapult Dragon Dance, ragazzi, l'ho trovato. Adesso Terra, così perde la debolezza. Diventa Steel. Abbiamo Sneasler dietro, quindi va bene. No, anche se è Dragon Dance rimane più lento. Pensa a te. E allora se andavo di Alidaura lì... Ah, però è Life Orb, quindi ci pensa lui. Va bene, fai tutto tu. Non metto più becco, ci mancherebbe. Lui non è Sash, quindi... Se ti sei fatto e violite Sneasel di sui, ragazzi... Spero per te di no. Spero per te di no. Vediamo chi c'è adesso. Tazzina. E Decidueye. Ok. Allora. Dietro noi abbiamo detto... Ok. Quindi il nostro problema principe di tutta la faccenda è Decidueye. Quindi noi potremmo fare dentro Arca. No, però tanto siamo più veloci. Facciamo Notte Sferza qui e Air Slash qui. Che tanto lui ha già atterrato, non può fare altro. Ah, c'è Sucker Punch. Ok, come non detto. Niente. Crit inutile. Vabbè. E allora occhio adesso. C'ha la bacca antibuio. Non ci posso credere. C'ha la bacca antibuio. Però l'abbiamo crittato. Trick. Ok. Noi tanto ci finiva Tailwind però. Secondo me. Tipo questo turno qua. Una roba del genere. Allora, noi possiamo fare... Diamo Sneasler. E poi a questo punto possiamo fare... Dentro Arca. E... Dentro Arca e facciamo Fake Out su Decidueye. Mi sembra una buona idea. Ritiro Samurott così oltre intimidire Decidueye, che non è male.
eventualmente poi possiamo cambiare mossa su cui loccarci con Samurott. Ah, lui ha scrappi, è vero, non prende l'intimidate. Verissimo. Spruzza te. Ok. Allora, noi avremmo l'extreme speed. Però... avremo l'extreme speed, però... ok, non c'abbiamo più la tailwind. Però se lui si fa Rage Powder, noi con Arca tiriamo una mossa normale su un Pokémon Spettro. Quindi non è il caso. Facciamo Frana. E artigli fatali qui. Vediamo lui poi cosa fa. Che lore fantastica, Decidueye di Isui contro il team Mono Isui. Stupendo. Allora lui fa spruzza te, missa Snizzler, ottima cosa. Sarebbe stato terribile se ci avesse burnato. E che lui recupera vita mano a mano, quindi io con Arca adesso non so se... ok, Arca non attacca. Non c'è più problema di sorta. Vabbè. Comunque lui non ha fatto Rage Powder. A mio parere avrebbe dovuto farlo. Si sarebbe preso anche Extreme Speed su Decidueye. Pazienza. Niente, noi adesso abbiamo Samurott. E lui è rimasto da solo, quindi direi che possiamo tranquillamente fare anche Aqua Jet. E terrare ci serve? No, non terriamo neanche questa partita. Pensa un po'. Truppa di Isui promossa, ragazzi. Io direi truppa di Isui promossa a pieni voti con un'ultima partita piena di lore. E se vi siete divertiti, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivate, perché no, la campanellina delle notifiche. Il prossimo episodio sarà l'ultimo della serie perché abbiamo finito le regioni, approdiamo a Paldea, quindi ci sarà il team Mono Paldea, ma eventualmente poi dopo ci inventeremo altre cose, altre video con squadre strane. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata.